Notiziona. Notiziona, raga. Rent e Girlfriend, la terza stagione, debutterà a luglio. Questo proprio è stato un fulmine a ciel sereno. Tra l'altro, mi potete togliere sta curiosità, ma l'avevano annunciata la terza stagione? Non mi ricordo. Non mi ricordo se avevano annunciato... Ah, infatti l'avevano annunciata, perfetto. In realtà dovevo solo leggere la news. È stata annunciata subito dopo la fine della seconda. Sì, perché ormai con tutte le cose che stanno uscendo negli ultimi tempi, non mi ricordo se era stata annunciata, non era stata annunciata. Era stata annunciata, ma addirittura, però non si sapeva quando. Quindi l'avevano annunciata, ma non si sapeva quando. Adesso sappiamo quando, addirittura a luglio. Quest'anno, 2023, a luglio. Quindi tra solamente 5 mesi, manca poco, settiamo gli orologi. La notizia fu abbastanza ben accolta dai fan dell'opera, anche se all'epoca non erano state ovviamente diffuse troppe informazioni. Oggi il sito ha rivelato la prima visual della stagione, che vede le ragazze protagoniste Chizuru, Mami, Ruka e Sumi con un abito bianco in un giardino di sera. Chizuru, Ruka e Sumi sono sedute, mentre Mami è l'unica delle quattro a restare in piedi. Ecco, giusto, giustamente si deve far distinguere Mami. Tutte e quattro hanno lo sguardo rivolto agli spettatori. La stagione avrà un regista differente, in quanto Shinya Une sostituisce Kazuomi Koga. Une ha già lavorato alla serie come regista dell'episodio, il resto dello staff invece tornerà. Va bene, e questa è la key visual. Andiamo ad analizzarla attentamente. Abbiamo appunto Mami sullo sfondo, con questo cielo blu proprio molto, molto scuro, molto anche violaceo. E qua abbiamo le nostre ragazze, ovviamente, tutte e quattro. Giustamente Kazuya non c'è, perché non ce ne frega un cazzo di Kazuya. E quindi questo luglio uscirà Rent a Girlfriend. Sono contento della notizia? In realtà sì, perché ve l'ho detto, a me la seconda stagione mi è piaciuta, a parte tutti i meme. E più che altro sono contento della notizia, perché teoricamente la terza stagione dovrebbe essere bella. Oh, da quello che mi avete detto pure voi quando avevamo finito la seconda, la terza dovrebbe essere l'ultima parte bella di Rent a Girlfriend, o addirittura forse la parte migliore di Rent a Girlfriend, perché dovrebbe avere un arco narrativo o comunque degli episodi molto belli, per poi discendere nell'oblio con la quarta stagione, che vabbè, da lì in poi dovrebbe tipo diventare una roba indecente. Però dovrebbe essere una bella stagione, quindi la prima un po' così, la seconda mi è piaciuta, e se questa terza sarà bella mi piacerà ancora di più, direi che va bene così. Dovrebbe anche apparire la nuova tizia, sì, dovrebbe anche apparire la nuova tizia in questa stagione qua, e soprattutto io credo e spero che Mami, che questa tizia, faccia qualcosa, perché, come dire, già nella prima stagione qualcosia, ok, seconda stagione pure ci aveva fatto un po' quel sentore, ma fai qualcosa. Ti prego, Mami, fai qualcosa nella terza stagione, non se ne può più, non se ne può più. Quindi, boh, staremo a vedere, accolgo la notizia in maniera abbastanza positiva, non mi aspettavo già a luglio, va bene così secondo me. La serie non ti è piaciuta o ti è sembrata ripetitiva? In realtà la seconda stagione a me mi è per qualche motivo io ricordo la prima in maniera negativa. La prima stagione non mi era piaciuta così tanto. La seconda sì, cioè non è che mi è piaciuta in maniera incredibile, però mi è piaciuta la seconda nel complesso. La seconda l'hai vista tutta? Sì, sì, setto l'orologio biologico per finire a luglio così mi risveglio freddo e non devo vedere sta merda, no. Farà qualcosa durante l'oblio. Ah, giustamente, giustamente. Vediamo se la nuova tizia aumenterà il prestigio di questo anime. Sì, vabbè, la nuova tizia non ce la spoileriamo, anche se mi pare di averla già vista. Sembra carina, la nuova tizia sembra caruccia, di certo meglio di forse Sumi, magari, non lo so, però vedremo.